Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io oggi sono molto contenta di registrare perché non vedevo l'ora di parlarvi delle mie tisane magiche. Sapete che mi piace intrufolarmi in nuove scoperte. Che cosa è successo? Qualche anno fa ho scoperto che il market asiatico vicino a casa mia vende un sacco di piante e fiori per fare gli infusi a casa, appunto perché in Asia si preparano tutte queste tisanine contro qualsiasi malessere. Chi ha seguito i K-vlog inspo ha visto che mi preparo spesso queste tisane con fiori particolari, crisantemi, rose, e ho ricevuto da voi dei messaggi dove mi dicevate di farne un video e di parlarvi di come le utilizzo. Ovviamente io non sono una professionista, mi sono infilata in questo mondo da poco, ho fatto ricerca ultimamente. Queste tisane me le faccio proprio quando ho dei malesseri, perché sono alcune piante che adesso vedremo durante il video, sono piante estremamente efficaci, quindi bisogna andarci piano perché non si devono superare determinate dosi e quindi vanno prese apposta per quel malessere. Ovviamente prima di iniziare, se non siete iscritti al canale, vi invito a farlo se volete continuare a seguirmi, di attivare le campanelle per essere sempre aggiornati su quando caricherò nuovi video, anche perché vado un po' sendemendo. Amici, io non ho una tisana qui con me perché non voglio fare la chic con la tazza in mano, semplicemente perché oggi sto bene, non ho bisogno di niente, voglio proprio parlarvi in modo specifico di ogni singola pianta. Pam pam pam. Tutti questi prodotti che ho io li ho acquistati nel mio negozio asiatico di fiducia, arrivano dalla Cina, sono piante, radici, fiori, tutte essiccate apposta per gli infusi. E li ho acquistati in questi barattolini carini, durano anche parecchio. Il gelsomino è molto interessante perché io ci sono cresciuta nel gelsomino. Quando ero piccola abitavo in questa casa dove su tutto il vialetto c'era la pianta di gelsomino che percorreva appunto il vialetto fino all'entrata, e ricordo che ogni volta c'era un profumo pazzesco di gelsomino. Il gelsomino secco infatti viene utilizzato come infuso della longevità. Ha proprietà rilassanti, antispasmodiche ed ha benefici al sistema nervoso, quindi tutto ciò che riguarda il rilassamento il gelsomino fa il caso vostro. È un antiossidante e in antichità, fin dall'antichità, si utilizza contro i dolori mestruali, mal di testa, aiuta a dormire, elimina la tosse e migliora la respirazione. Infatti io preparo spesso degli infusi di gelsomino rosa e anche il crisantemo, ma è ottimo anche per la pelle, infatti aiuta ad eliminare brufoli e acne e migliora anche i capelli. Di questo io di solito ne metto 2 o 3 cucchiaini all'interno della mia acqua, che mi serve per più tazze, perché io sono una da tipo 2 o 3 tazze di tisana, quindi ne metto un po' di più di cucchiaini. Essendo un fiore molto delicato, lo metto direttamente nell'acqua bollente, quindi preparo l'acqua a parte e nella mia teiera metto 3-4 cucchiaini di gelsomino secco. Appena vedo che i fiori si smollano un po', bevo la tisana. Tra l'altro ha un sapore molto delicato, non dà fastidio, non ha un profumo particolarmente fastidioso, sa proprio di fresco, di fiori, e poi il gelsomino è buonissimo. Passiamo al crisantemo, che come vi ho detto prima lo miscelo insieme al mio gelsomino, che mi aiuta per un sacco di tante altre cose. Tra l'altro il crisantemo, che sembra per noi è un fiore abbastanza triste perché lo utilizziamo come fiore d'addio durante un lutto, ecco, viene generalmente legato al lutto, mentre per il Giappone è il fiore nazionale ed è un simbolo di vita e pace. Ma il crisantemo è super potente, io ho scoperto che è un antipiretico, quindi aiuta ad abbassare la febbre, per questo che lo prendo quando mi sento un po' spossata dalla giornata carica, ed è perfetto in caso di insolazioni, colpi di calore, appunto perché aiuta ad abbassare proprio la temperatura corporea. Allevia mal di testa e mal di denti ed è ottimo come aiuto per la nostra digestione. Infatti aiuterà il vostro fegato a disintossicarsi e depurarsi. Oltre ad abbassare la febbre, aiuta anche a regolare la pressione del sangue e contrasta il raffreddore. Ma non solo, è anche un ottimo infuso contro ansia e stress. Se siete nervose, una bella tisana di crisantemo fa il caso vostro. Con il crisantemo ci vado piano perché ne utilizzo di meno, appunto 1 o 2 fiori secchi all'interno della mia acqua che avrò bollito precedentemente, lo lascio in infusione per 20 minuti. Anche qua, appena il fiore diventa un po' mollaccioso, filtro il tutto e bevo la mia tisana. Tutti questi infusi generalmente li bevo freschi, cioè non prendo l'acqua filtrata della tisana e me la trasporto in giro durante la giornata. Sicuramente succederà qualcosa con l'ossidazione e consigliano di berle fresche. Purtroppo il crisantemo è sconsigliato a chi è in gravidanza, sta allattando o in caso di gastrite o ulcera peptica. Passiamo ai miei amatissimi boccioli di rosa, che oltre ad essere esteticamente super cute, sono anche molto molto buoni da bere, perché lasciano veramente questo sentore di rosa fresco e poi fa super bene l'infuso di boccioli di rosa. Perché?
Perché? Perché oltre a rinfrescare, come usato nella medicina ayurvedica, depura l'organismo, rinforza il sistema immunitario e respiratorio e aiuta la nostra pelle. Se volete una pelle radiosa, fresca, rimpolpata, i boccioli di rosa sono perfetti. Tra l'altro potete anche fare tutti questi infusi con degli impacchi magari per la pelle, per delle maschere fai da te. La cosa bella di questi fiori che ho scoperto è che si possono utilizzare in un sacco di modi. I boccioli di rosa in particolare sono anticongestionanti, antinfiammatori, depurativo, immunostimolante, idratante, illuminante, antiossidante, astringente, rinfrescante. Quindi, come vi ho detto, se volete utilizzarlo sia per un benessere interiore sia come prodotto di bellezza, anche questo metto 2 o 3 cucchiai di boccioli di rosa in infusione in acqua bollente per 8-10 minuti. Passiamo al limone essiccato. Il limone invece è una di quelle cose che ho comprato perché ho detto magari mi dà un po' di gusto, sapore diverso ai miei infusi, alle mie tisane. In realtà anche questo limone essiccato ha un sacco di proprietà. Sappiamo tutti benissimo che il limone è ricco di vitamina C, è un antisettico, è un antiossidante. Infatti una fetta di limone all'interno della vostra tisana vi può aiutare anche per aumentare la vitamina C, per disinfettare naturalmente e per contrastare i radicali liberi, che sono quelle brutte cose che vanno a ossidare e rovinare le nostre cellule. Per detossificarle, una fettina di limone o due anche all'interno della tisana è top. 8-10 minuti in infusione ed è pronto da bere. Purtroppo però, se soffri di mal di stomaco e hai reflusso gastrico o intolleranze agli agrumi, allergia agli agrumi, è sconsigliato. Passiamo alla radice di bardana. Questa radice non la conoscevo e ho scoperto che è una radice che aiuta a drenare il nostro corpo. Infatti ha un sacco di proprietà diuretiche, diaforetiche per la sudorazione e depurative. È detossificante e colerico, che vuol dire? Che vuol dire che aiuta la secrezione della nostra bile. La radice di bardana ha anche proprietà ipoglicemiche, quindi aiuta a ridurre il tasso di glucosio nel sangue. Ma non solo, per la nostra pelle anche qui è antiacneico, antiseborroico, è depurativo e soprattutto cicatrizzante, per questo aiuterà la nostra pelle, assumendo degli infusi di radice di bardana ogni tanto, vi aiuterà a ristabilire un po' il nostro equilibrio. No, se siete intolleranti o allergici a tutta la famiglia delle asteraceae, che cosa sono? Sono tipo i fiori, tipo le margherite, andatevela a cercare, io non ci ho capito più di tanto, però io non sono allergica a queste cose, quindi ho sensibile, quindi la posso assumere tranquillamente. Come vi dicevo prima, avendo proprietà ipoglicemiche, non va utilizzato se state facendo terapie ipoglicemizzanti. Sconsigliato anche nel primo trimestre di gravidanza. Si prepara facendo bollire un cucchiaio raso di radice di bardana, circa 2 o 3 stecchettine, e si lascia 10 minuti in totale, e poi si può bere lontano dai pasti. Invece è il frutto dell'ongan, chiamato anche occhio di drago. Mi è piaciuto un sacco fare delle ricerche su questi fiori, su queste radici, su questi frutti, perché ho scoperto tantissime cose che non sapevo e sono molto interessanti, sapendo poi che, appunto, come vi dicevo prima, loro li utilizzano giornalmente in base a quello, all'esigenza che hanno. È molto interessante perché ci avvicina sempre di più a un modo di vivere il nostro corpo e la natura che ci circonda, tornando un po' a quelle che sono le basi, ok? Il frutto dell'ongan o occhio di drago è un ottimo antiossidante e previene anche i segni dell'età, utile anche per l'assorbimento del ferro nel sangue, e ha un sacco di proprietà anche lui. Ad esempio è antimicotico, antidolorifico, tonificante e antinfiammatorio. È un alleato del fegato, del sangue, della pelle, del cuore, della milza e della memoria. Io ne dovrei tipo fare 8 tazze al giorno per la mia memoria. Infatti sto leggendo perché la mia memoria è pessima. In più è ricco di fibre alimentari che favoriscono il lavoro dell'intestino. Rilassa e calma ed è consigliato per l'apparato circolatorio perché aiuta a scaldare il corpo. Qua mi avete chiesto quali di questi infusi può aiutarmi contro gli attacchi di panico, l'ansia, lo stress. Ecco lui. Se soffri di attacchi di panico, fame nervosa, agitazione, palpitazioni, insonnia, il frutto dell'ongan è ottimo per rilassarti e calmarti. Questa invece è allergia a parte, non ha particolari controindicazioni. Qui invece c'è il nostro amico Wolfberry nero, che io ho scoperto essere la bacca di goji versione nera, però ha delle proprietà completamente quasi differenti da goji. Io l'ho detto un po' tonji patonji. Questo è molto carino come nome, Wolfberry. Si chiamano anche bacche di lupo, infatti per quello mi piacciono un sacco, mi ricorda un po' Teen Wolf. Essendo una varietà comune delle bacche di goji rosse,
ha proprietà, come vi dicevo, un po' diverse. Queste infatti hanno più antiossidanti e polisaccaridi che servono a formare molecole più grandi e più complesse nel nostro corpo. Magiche queste bacche di lupo. Riducono anche i livelli di zucchero nel sangue, quindi ha un'azione antiglicemica. Io che mangio un sacco di dolci ed azzardo un po' troppo con lo zucchero, nel sangue penso di avere più zucchero che sangue. Sono perfette. Per prepararli aggiungete semplicemente uno o due cucchiaini di wolfberry nero nella vostra tazza con l'acqua bollente e bevete insieme ai fiori. Insomma, se volete li filtrate, altrimenti potete lasciarli anche nella vostra tisana, che male non fanno. Vanno evitate se siete in gravidanza o state allattando e da evitare se state assumendo anticoagulanti. Queste maracas molto rumorose invece, questo è il giglio secco ed è nello specifico il giglio bianco. La particolarità del giglio bianco secco è che potete utilizzarlo, ovviamente lasciandolo in ammollo nell'acqua, facendo degli impacchi per la vostra pelle, quindi direttamente sulla pelle per eczemi, acne o comunque irritazioni cutanee. Perché? Perché è lenitivo e curativo ed è perfetto per le scottature e anche le dermatosi. La psoriasi ad esempio mi viene in mente è devastante e gli impacchi di giglio direttamente sulla pelle potrebbero aiutare. Ma non solo, l'infuso di giglio secco bianco è perfetto contro la tosse, contro comunque i disturbi al torace, perché va a inumidire e idratare la gola e i polmoni ed è anche diuretico, quindi farete un sacco di pipì. Ci sono dei periodi, soprattutto noi donne, in cui soffriamo tantissimo di cistiti, abbiamo proprio bisogno di ripulire il nostro organismo. Gli infusi di giglio secco bianco vi possono aiutare perché è diuretico. Tra l'altro il sapore è dolce e delicato, ha delle note un po' mielate. Lo potete utilizzare insieme ai boccioli di rosa o anche alle bacche di goji. Il giglio secco bianco non ha controindicazioni per l'uomo, purtroppo però è nocivo per i gatti. Passiamo a lei, la radice di Kuding. Mi ha messo un'ansia questa radice, è stato uno dei primi barattoli che ho acquistato e che ho provato pensando fosse un tè normalissimo. Ho detto che bello il tè in stack, cioè la foglia arrotolata, una radice, non so cos'è, la proverò. Infatti qua c'è scritto preparato per tè e poi radice di Kuding. Questa forse è la cosa più schifosa che io abbia mai assaggiato, è amarissima, ma questa radice è fantastica, fa un sacco di cose buone, adesso ve lo dico. Qua c'è un sacco da dire sulla radice di Kuding, quindi terrò il mio bellissimo, la mia bellissima planner sotto mano, perché la mia memoria devo recuperare con Longan. La mia memoria fa un po' schifo. È detta anche acqua verde di montagna verde. Ha un sapore amaro, io qua l'ho sottolineato con tanto di 3 punti esclamativi, perché è amarissima, amarissima. Mi sembrava di bere un'acqua da non bere, cioè ho detto ma siamo sicuri che è commestibile sta roba? Perché è un tè per la salute e per la longevità, ottimo per disintossicare il corpo e raffreddarlo, soprattutto nelle stagioni calde. Infatti si utilizza per dei malesseri stagionali, quindi cambi di stagione, ed è antinfiammatorio e aiuta la nostra articolazione. Quindi se soffrite di dolori articolari, radice di Kuding, tappatevi il naso e mandate giù la tisana. Tra l'altro la radice di Kuding aiuta la memoria, la concentrazione, la sinusite, la bronchite, migliora la digestione, abbassa la pressione sanguigna e riduce il colesterolo. Cioè, ma quante cose fa? 2-3 cime consigliano per un minuto di infusione, perché altrimenti diventa veramente imbevibile, direttamente in acqua bollente. Ah, in più elimina i grassi e aiuta contro la ritenzione idrica. Questa radice è magica. Abbiamo delle controindicazioni sulla radice di Kuding, tra cui non assumere in gravidanza, in allattamento o comunque anche in postparto. Non bere infusi di radice di Kuding durante il ciclo e se soffrite o se avete la pressione bassa. Per il resto, buona radice di Kuding a tutti! Spoiler per i prossimi video e per le prossime piante: se volete saperne di più su altre piante, altri fiori, altri frutti, altre radici, io per adesso sono andata oltre, ho acquistato i fiori di acacia di Costantinopoli, devo ancora leggere che cosa fanno e li proverò e più avanti vi aggiornerò con i prossimi acquisti. Insomma, se questo video vi è piaciuto ovviamente mettete un pollice in su e magari salvatelo anche tra i preferiti per utilizzarlo come manuale nel caso vogliate acquistare queste bellissime piante, fiori e bocciuoli di cose per i vostri infusi, perché secondo me è un ottimo modo di curarsi at home con cose naturali che abbiamo poi intorno a noi. Esperienza personale, io sapete che sono una che cerca di evitare, se posso, medicinali, anche perché su di me hanno un effetto abbastanza deteriorante, e questa scoperta mi ha reso veramente felice, perché mi sono resa conto che effettivamente posso curare questi malesseri con grazie alla natura. E quando mi è capitato di avere dolori alle articolazioni, pressione bassa,
tosse, mal di testa, dolori da ciclo, mi sono sempre fatta delle tisane ad hoc. Grazie alle proprietà di ogni pianta mi sono sempre curata con questi rimedi, ecco. Spero che possa essere utile anche per voi. L'unica cosa però che mi viene da puntualizzare è: fate ricerca di ogni singola pianta che assumete, fate ricerca, chiedete magari anche in erboristeria, cercate di studiare un po' prima di assumere le piante, perché è giusto sapere a che cosa andiamo incontro quando facciamo delle tisane. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile, ripeto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!